sposava per amore, senza interesse. Non fanno più per amore. No, boh, vedono tante cose e e dura parecchio. E ci si sposava molto presto, io mi sono sposata a 19 anni, perciò ho fatto il 18 settembre 5 anni di matrimonio. Ora pensano prima al lavoro, alla casa, invece prima ci si sposava, ci si innamorava e si viveva, non dico solo d'amore, ma soprattutto d'amore. E poi se uno lavorava, la moglie, invece oggi si sposa, deve lavorare il marito, la moglie, si devono comprare la casa, credo io, poi non so. E nel frattempo non si sposano più. E poi convivono e poi magari si stancano, si separano. Ma chi deve portare più pazienza, l'uomo o la donna, dopo l'uomo. 50 anni? Per andare l'uomo. D'accordo tutte e due. L'uomo deve, perché? Deve avere pazienza a sopportare la donna, se no... E come si fa? Come si litiga subito e subito. E come si fa? Cioè, quando voglio dire... come si deve fa? Dire sì, va bene, faccio come dici tu. Anche io dico, va bene così, che mangiamo? Mangiamo quello che dici tu. Una volta io, una volta lui. E andiamo d'accordo, sono passate 50 anni. 50. Insomma, con un va bene un giorno, un va bene un altro giorno, si sta bene una vita. Quindi diciamo, vero, che, diciamo che questo probabilmente... No, perché dicembre. Uno ne lascia, un altro ne trovo, sono uguale, e allora non ne vale la pena. Non serve cambiare. Non diciamo, adesso quello che già conosciamo, diciamo. Allora stavamo bene, adesso ci sono più preoccupazioni, che stanno i nipoti, i figli. Ma allora pure stavano i problemi però, no? Sì, ma non erano, diciamo, più grandi, adesso sono molto più grandi. Prima non si pensavano, prima era diverso proprio, che facevamo i sacrifici, queste cose qua. La donna si sacrificava di più, sì. Perché la donna prima non lavorava, stava in casa e quindi doveva, era la regina della casa però, ma non avendo possibilità economiche era più tollerante. Invece oggi la donna si sente pari all'uomo e anche se non lavora esternamente c'ha una grinta diversa, per cui tante unioni si sfasciano perché la donna non è più paziente. Uno tira da una parte, uno tira dall'altra, insomma. Allora, in questo con la modo parità, si spezza la corda. Invece prima la donna era molto sottomessa, non andava bene manco allora, però ci vorrebbe la mediazione. E poi il matrimonio dura quando una volta tollera una, una volta tollera, mica il matrimonio è i primi anni, un idillio, l'attrazione sessuale, e dopo diventa un affetto, ci si stima, vengono i figli, i nipoti e si convive con più serenità. Però se c'è la base da affetto e di stima, altrimenti... Lei parla così perché vuol raggiungere le nozze di diamante. Speriamo. Vuole il diamante, perché con le nozze di diamante ci vuole il diamante. E voi ve lo ricordate il primo giorno che vi siete incontrati? Esattamente, come no. Dove è successo? È stato uno scherzo di Caonevalle. Il giorno? È stato uno scherzo di Caonevalle, cioè, Caonevalle Foggiano. Vi siete incontrati il giorno di Carnevale? Sì, è una festa di Caonevalle, sì. E poi come... E poi ve lo siete detto che non era uno scherzo, insomma, perché è finita seriamente, o no? Si tenga presente, da un punto di vista astrologico, lei è del leone, io sono del toro, puoi immaginare che connubio. Ma no! E come avete fatto a stare insieme in questa vita? Cioè, in un'arena praticamente avete vissuto. E come fanno due segni così capatosta a stare insieme? Appunto, la diversità che unisce. Quindi siete riusciti a far ricchezza della diversità dell'uno, certo, dell'altro, certo. Ma è stato semplice, no? Insomma, diverso. Sì, abbastanza. Con un poco di buon senso si riesce a superare tutto. E oggi che consiglio possiamo dare ai giovani, ai ragazzi di oggi? Innanzitutto si devono voler bene. Innanzitutto che il matrimonio è una cosa seria. E quindi, no, molto devono... amore, molto amore. E pazienza, amore. Pazienza e tolleranza. Chi deve averne di più? Tutte e due. Tutte e due. E quando scappa il consiglio qual è? Fingere di essere sordi. Bisogna avere per durare 50 anni insieme? Prima di ogni cosa bisogna avere molta pazienza. Ma gli uomini o le donne? Poi?
Le donne. E quando scappa, che succede? Dopo si fa pace. Molta pazienza e rispetto. Molta pazienza e rispetto. E voi quanti anni avevate? 20 e 21. Sì. Un'età giusta, finito il militare, non ha voluto aspettare. Cioè, nel senso, è sfuggito alle armi e si è andato a consegnare come prigioniero per 50 anni. Per 50 anni. Per adesso 50 anni, ma poi verranno ancora. Insomma, 50. La prigionia continua. Io 20 e lui 22. Però nessun prigioniero, nel senso che tranquillo. Tranquillo. Io a mia moglie, me l'ho cresciuta. La conosco dall'adolescenza. Ma per forza, eravate più grandi, perciò la siete cresciuta. No, perché mi conosceva. Io la conoscevo da piccola. Poi ci siamo fatti grandi, lei non mi conosceva per niente. Sono andato a fare il militare. Quando vengo, se la trovo, la trovo, se non la trovo, pazienza, ho sbagliato io. Invece io l'ho trovato, me l'ho sposato e siamo 50 anni insieme. A posto. Tu, com'è stata la vostra esperienza insieme di 50 anni? Benissimo. Quanti anni avevate quando vi siete sposati? 22 e lui? 27. 20, è normale, perché l'altra volta ho chiappato delle coppie che a 17 anni, 15 anni, chi se ne fuieva, invece di qua tutto tranquillo. Perfetto, e la vostra esperienza invece? La nostra è stata molto movimentata. Molto movimentata, che vuol dire molto movimentata? Il primo parto, 5 gemelli. Il primo? Parto, sì. 5 gemelli. 5 gemelli? Non è stato semplice. No. Cioè, quando uno si dice si mette d'impegno proprio. Sì, sì, infatti. E come l'avete cresciuti tutti no, bene? Purtroppo sono era ancora Foggia. 69. Quando l'ospedale stava ancora in via Arpi, Sì. E quindi sono morti tutti quanti nel giro una settimana. Oh, che peccato. Purtroppo. Grandi comunque, 2007. Più piccolo non è 3,50. Poi avete avuto altri bambini? Sì, sì. Perfetto. Beh, ok. Auguri, grazie. Sì, Cesare, da qui. Prego. Da qui fatemi capire, com'è andata a voi? Bellissimo. È andata bene? Bellissimo. Come si fa a resistere 50 anni insieme? Tutti i figli. Basta volerlo, Firenze, bravo. Roma, Bari. Anche da Verona. Sentite, ma quando scappa la pazienza che succede? Voi come che fate? Per lì scappa, poi da subito. Bisogna dire ogni tanto sì per andare avanti. Ogni tanto? Quello ce lo tiene tutti i giorni, sì. Come fa di ogni tanto? Non è così. Un po' è un po'. Chi porta più pazienza, l'uomo o la donna? L'uomo. Sicuramente la donna. Sì. No. Io direi di almeno no. Io sono più impulsiva, forse lui è più. Sopporta di più, sì. Patisce di più. Sì, infatti. Io invece no, sono patisce un uomo. Capelli bianchi, vedete, ha più capelli bianchi. No, vabbè. Perché stare insieme fare il gioco del perché? Non è facile. Di questi e di quei tempi? Era più facile. E perché oggi non è facile? Perché si tende subito a separarsi al primo screzio. E come mai? C'è meno pazienza? Le donne io sono contenta per loro, però esagerano. Le donne adesso esagerano. Certe volte hanno ragione. Quindi mantenerli o lasciarli gli uomini è sempre una questione di donne. Cioè siete sempre voi che comandate, insomma. Oggi le donne sono molto emancipate, al minimo screzio rompono il rapporto e se ne vanno. Prima invece più tranquille, più attaccate alla famiglia. Ci pensavano, oggi molto male. Quindi noi siamo della vecchia generazione, diciamo. Allora, oggi però fanno le prove, stanno insieme, una volta invece non era così, no. Cioè. Per stare insieme bisogna aspettare a sposarsi, insomma. Esattamente. No, oggi convivono amore uxorio già quando sono anzi fidanzati. Mi meraviglio chi si sposa. Devi dire che la parola convivenza sul matrimonio, cioè chi ancora si sposa, perché adesso
Che senso ha? Voi quanti anni avevate quando siete sposati? Io 23, lei 20 anni e 9 mesi. Il padre ha dovuto firmare perché era minorenne. Perché, prima a 21 anni? Sì. Esatto, a 21 anni era maggiorenne. Lei il padre ha dovuto firmare perché... Ma la siete presa piccola? l'ho trovata piccola, poi l'ho fatta crescere e me la sono sposata. Ma sto fatto che... Ci siamo incontrati perché io avevo 14 anni. Madonna, tortura! È stato il mio primo ragazzo. Prima è unico, evidentemente. Sì, unico. No, il fatto c'è che dopo 2 anni ero stanco, ho detto, senti, per piacere padre, non ti voglio, mi sono stancata. E perché non c'hai mai? Però poi dopo lui veniva sempre dietro. Oh, ci per l'amor di Dio. Cioè, ve lo siete sposato per fastidio, insomma. No, non ce la facevate più, ero troppo bambina. Okay. Invece lui no, lui mi ha subito bloccata. Mi sentivo stretta, insomma. È rimasto 50 anni, però 6 anni di fidanzamento, però perché avevo 14 anni. Immaginate quanti anni sono che ci conosciamo. Bene, tanti auguri. Comunque siamo una coppia felice.